La notizia al Consiglio d'Europa arriva come una stilettata. Nonostante il livello medio di istruzione dei giovani sia il più alto dei decenni precedenti, un ragazzo su cinque non riesce a trovare un impiego. Ma il confronto con il resto della popolazione in età lavorativa destare maggiore preoccupazione. Il tasso di disoccupazione giovanile è esattamente il doppio rispetto agli adulti. Insieme all'allarme, Strasburgo invita i paesi membri dell'Unione ad impegnarsi in azioni a favore delle imprese e dei lavoratori under 30. In questa direzione vuole andare la collaborazione stretta dalla provincia di Roma con il gruppo bancario Unicredit, grazie alla quale è stato creato un fondo da 3 milioni di euro per lo sviluppo economico di aziende giovani, dal nome Fiducia e Credito per la Crescita. Siglato dal presidente della provincia Nicola Zingaretti e dall'amministratore delegato di Unicredit Federico Ghizzoni, il protocollo d'intesa impegna le parti a scommettere sui talenti e su chi ha delle belle idee. Palazzo Valentini finanzierà l'operazione mentre il gruppo fornirà gli appoggi finanziari necessari a ogni singolo caso. 2 dei 3 milioni inoltre saranno utilizzati per assicurare solidità patrimoniale nelle nuove imprese, mentre il restante servirà per costituire un apposito fondo a garanzia del 50% degli importi erogati da Unicredit alle imprese sotto forma di finanziamenti a medio-lungo termine. Sono convinto che se l'Italia vuole ripartire, deve ripartire dal merito, dal valore dei talenti, di coloro che hanno idee, che vogliono fare impresa, che vogliono costruire piccole e medie imprese senza chiedere favori a nessuno e senza avere sempre l'assillo di avere dei santi in paradiso o dei politici amici, perché altrimenti non si riesce a fare niente. Se vogliamo, come spesso diciamo a parole, evitare che i migliori se ne vadano dall'Italia, dobbiamo permettere a chi ha la possibilità di realizzare delle idee innovative di farlo nel nostro paese, nella massima trasparenza, e questo oggi è un piccolo importante passo. Di proposta intelligente proveniente dall'ente pubblico ha parlato invece l'amministratore di Unicredit Ghizzoni, che ha sottolineato la volontà del gruppo di sostenere iniziative simili. Lei ha dichiarato che ha ricevuto una proposta intelligente da parte della provincia, è la prima in Italia. Beh, questo tipo di accordo è il primo, è che questo mettere a disposizione fondi e garanzie dalla provincia per progetti a favore di giovani senza l'intenzione di andare a fondo perduto, come diceva il Presidente, è veramente unico. Sta scherzando, ma non troppo, dicevo che forse si potrebbe estendere ad altre province. Perché non sarà a fondo perduto per i giovani? Guarda, dalla mia esperienza personale, dall'esperienza come banca, quando si scelgono delle idee giuste, quindi il vero impegno sarà di scegliere le iniziative corrette. Quando si scelgono iniziative buone, i giovani danno sempre soddisfazione. Quindi, da questo punto di vista, sono fiducioso. Poi il rischio di impresa c'è sempre, ma credo sia limitato. C'è un tetto limite di proposte da accettare? No, ci sono, diciamo, è indirizzato a start-up, quindi gli importi singoli non sono importi importanti. Il totale a disposizione, come diceva il Presidente, sono 3 milioni, quindi non si parla di grandi cifre, ma è l'idea che conta, è far partire il progetto, no?